voltiamo pagina, passiamo al calcio, ma in un certo senso continuiamo a parlare d'amore, di affetti e con un capitolo di calcio che potremmo intitolare di padre in figlio. I protagonisti sono Zdeněk Zeman e il figlio Karel, l'uno è tornato a Foggia, l'altro invece allena a Manfredonia, appena 20 km di distanza da Foggia. È andato a trovarli il nostro Saverio Montingelli e a Saverio Montingelli Karel ha anche rivelato come lo Zeman papà. Karel Zeman, 33 anni, laureato in lingue, figlio di Zdeněk, ha deciso di fare lo stesso mestiere del padre. In questa stagione guida il Manfredonia, campionato di eccellenza. Solo 20 km di distanza dividono i due allenatori. Karel sente di fare subito una domanda al padre. Come faccio a fare 4-4 invece che 0-0? Il Foggia ha pareggiato 4-4 domenica scorsa, il suo Manfredonia 0-0. Io la partita sua non l'ho vista, poi se è stata partita giocata poi magari ci sono stati due portieri molto bravi che hanno impedito, magari da parte nostra i portieri hanno sbagliato e quindi si sono fatti gol. A lei piace pareggiare 4-4 o vincere 5-3, vero? No, non preferisco proprio, preferisco vincere sempre 5-0, solo che l'avversario non me lo permette quasi mai. Com'è a casa papà Zeman? Silenzioso, parla solo quando ne sente il bisogno, però quando parla è meglio che stesse zitto perché è molto severo. Severo ma sempre affettuoso e tenero, così è Zeman. Da quando aveva 2 anni mi seguiva per allenamenti, nel senso che me lo portavo al campo e lui ci è rimasto appassionato e sempre vicino a me. E penso che di 800 panchine che ho fatto, lui 600 le avrà viste. Sui calci d'angolo veniamo 3 in marcatura, non ve li scrivo qua, eh? Un palo e uno sul vertice, 3 in linea. Onora. Il cognome Zeman potrebbe essere pesante per suo figlio? Il cognome non dovrebbe pesare, lui è lui e sono io. Ce ne sono tanti figli che sono, penso, un po' raccomandati. Io mi auguro che lui va avanti per le forze sue, non per raccomandazione, tanto è vero che io una squadra non ce l'ho mai cercata e non ce l'ho mai trovata. E non lo farà mai? No. Suo padre ha fatto una coraggiosa campagna contro il doping, qual è il suo pensiero? È chiaro che da figlio da una parte ne sono orgoglioso e dall'altra ho dovuto subire i danni della sua carriera, che tutto ad un punto dall'essere all'apice si è ritrovata nel baratro. E suo padre come ha vissuto i momenti difficili? Male, perché è un uomo molto chiuso ma anche pieno di sentimenti e quindi dentro di sé li cova. Volevo fare calcio a livello e pensavo che ero in grado di farlo, visto che ho fatto 300 panchine in Serie A, non sono mai retrocesso. Qualche consiglio a suo figlio dall'alto della sua esperienza? Io non ho niente da consigliare, poi se mi chiede qualcosa, ma lui non mi chiede perché pensa di sapere più di me, io sono contento che lo sa. Ha detto anche che sa più di lei? Gliel'ha detto? Me l'ha detto abbastanza spesso, sì. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.